Bentornati sempre qui al Brand Festival. Oggi sono in compagnia di Emanuele, Gibo e Lori della birra Gallop. Allora, intanto abbiamo il birraio, invece voi vi occupate della comunicazione, giusto? Allora, intanto complimenti per quello che fate, veramente fighissimo. Vi volevo chiedere... Ti faremo assaggiare anche la birra. E infatti già ne ho parlato prima che se riesco questa sera rimango. Allora, intanto mi ha detto il birraio che l'impianto è piccolissimo, di 100 litri, invece io pensavo fosse gigantesco questa cosa. C'è un bello sforzo dietro questa piccola produzione, per comunque le ore di lavoro, di fatto di produzione della birra e tutto quello che è dopo la rifermentazione in bottiglia, la maturazione, viene fatta manualmente, quindi è apprezzabile ancora di più lo sforzo, perché con lo stesso tempo di produzione che un birrificio fa 5.000 litri, io ne faccio 100. E quindi apprezzabile lo sforzo, ecco. Allora, hai avuto la fortuna di avere un fratello che si occupa di comunicazione e Lori che le dà una mano. Esatto, perché eravamo in crisi soprattutto col nome, perché è una cosa difficilissima, e a quello lì mi sono affidato più a GB. Invece per quanto riguarda proprio l'immagine, il logo che mi piace tantissimo della Gallop, che sarebbe praticamente la faccia di un cavallo che fa anche da pinta di birra, è stata la mitica Lori a trovare i colori, gli abbinamenti e rendere il nostro logo accattivante. Ma quindi ti sei occupata tu di gestire, diciamo, la corporate identity, giusto? Sì, insieme. E appunto, dove è nata l'idea, come l'avete sviluppata e poi perché questo taglio così ironico, se era una già scelta iniziale o l'avete deciso dopo? Vai. Allora, io parlo sulla la parte del come è nato un po'. Vabbè, Gallop innanzitutto si chiama Gallop perché la stanza, quella in cui nasce il birrificio, era una stanza una volta adibita al giro di un cavallo. Ah. E quindi Gallop appunto è ispirato a questo cavallo, che ovviamente adesso non c'è più, però c'è Emanuele, che è abbastanza possente, che è matto come un cavallo. Perché prima mi ha stretto la mano e ho avuto paura, E quindi il nome nasce da lì, l'immagine appunto si ricollega a questa cosa qui del cavallo, poi il carattere è emerso un po' alla volta, nel senso che proprio come un figlio, nel senso che tu gli dai il nome all'inizio, però ovviamente non ha, cioè, un'identità, non ha ancora un'identità, pian pianino sta crescendo e sta crescendo anche in termini di carattere proprio, quindi prendendo spunto sicuramente da Emanuele, ma anche un po' dalla realtà in cui nasce, quindi dalla gente lo che beve la Gallo. Anche. Lo spirito ligure, la famosa accoglienza ligure, che in realtà c'è un cartello. Non accoglienza. Esatto, c'è un cartello su, mi sembra, Chiavari, da qualche posto del genere, che dice: perché si chiama stagione dei turisti se non possiamo spararli? Per farti capire l'antifona. Quindi abbiamo cercato di racchiudere questa, un po' questa essenza ligure nelle cose che abbiamo fatto insieme. Allora, lavorate molto con i video, no? Video e immagini in generale. Quanto ci vuole per passare dall'idea poi alla realizzazione? E poi ascoltavo prima che trovate strade, gente, diciamo, del luogo per i personaggi, no? Sì, cioè, sono sempre cose fatte veramente come la birra, sono molto artigianali, anche se spontanee anche a volte. Sì. Tipo lambic, fai roba in lambic. No, quelle cose no. Diciamo che ci dobbiamo un po' arrangiare con i mezzi che abbiamo, perché ovviamente essendo una realtà piccola non ci sono budget di produzione stratosferici, certo. E quindi, però diciamo il risultato... Cioè, la gente la paghiamo paura. In birra, tanto per darti l'idea. E per quanto è poca vuol dire che comunque ha un valore enorme. No, certo. Però ad esempio ci tengo a dire che soprattutto all'inizio, nelle prime cose che abbiamo fatto, c'era dietro un amico, che ovviamente abbiamo pagato anche lui in birra, che è uno dei registi più di pubblicità maggiori al mondo. È un egiziano che si chiama Ali Ali, il nostro amico. Cioè, il nome e cognome uguale. Sì, si chiama Ali Ali, infatti la sua mail è Ali2Times. Infatti.
E lui è stato, non so se è presente, quello che aveva, ha fatto le pubblicità del panda che si arrabbia e spacca tutto. Ah, fighissimo, certo che lo conosco. E quindi un po' lui è riuscito con noi a incanalare quello che avevamo in mente nei personaggi della Gallup, e dirigendo i primi lavori che abbiamo fatto. Cioè, era bellissimo perché c'era un giro, lui che parlava in inglese, lui che parlava in egiziano con un altro ragazzo che era venuto a aiutarci. Poi parlava a me in inglese, io traducevo in genovese per, per la gente, per il rosso. Per i nonatori, diciamo. Però è stato bravo perché è riuscito a a tirare fuori la loro personalità. Molto bello, molto bello. Adesso avete progetti nuovi in cantiere, qualche spoiler per noi ce l'abbiamo? State facendo qualche nuovo spot, qualcosa? Attenzione, ridono, quindi... C'è sempre qualcosa che bolle in pentola per dobbiamo la gara. Sarà, sì, quel mini video per l'evento, c'è una corsa ad ostacoli a Rapallo. Una cosa minuscola, nel senso che per le cose un pochettino più grosse ci dobbiamo prendere un pochettino più di tempo e ne facciamo di solito una all'anno. E... diciamo la costanza sui social, poi ci sono appunto gli appuntamenti annuali, sono cose un po' più strutturate. Anche lato produzione, c'è questa birra che stiamo facendo, è una prova per vedere se vogliamo diventare un po' più grandi almeno e puntare almeno alla Liguria, coprire la Liguria oppure... almeno i 200 litri almeno... di cotta. Senza che se ne beva la metà, esatto. Questa è la critica del fratello, molto costruttiva, che ci sta sempre. Va bene, è stato fantastico. Allora, diamo i riferimenti dei link, diciamo, di voi come per il vostro lavoro e poi del birrificio. Allora, noi siamo Gibbo e Lori, e siamo un duo creativo indipendente. Quindi basta vedere, diciamo, il nostro sito Gibbo e Lori per vedere i lavori che facciamo. E invece Gallup, c'è il sito, c'è la pagina Facebook, c'è la pagina Instagram che ogni tanto aggiorniamo, non sempre. Io non ce l'ho Instagram, devo dire onestamente. C'è la pagina. Noi rimaniamo in campo di siate voi stessi, ecco, io non c'ho Instagram, mi piace. Però comunque Facebook, dai, però Facebook, sì, Facebook. No, l'unica cosa per cui accedo è per guardare un po' la pagina della Gallup, che... voglio anche io farmi due risate di tanto. Giustamente. Va bene, è stato fantastico. Grazie mille, ragazzi. Grazie. Alla prossima.